Ci troviamo in Tunisia. Alle nostre spalle, a sud, abbiamo lasciato il Sahara e ci stiamo ora dirigendo verso il Mediterraneo. Prima di giungere al mare, rimaniamo affascinati da questo imprevedibile scenario. Non si tratta di un miraggio, ma di vera acqua dolce, frequentata da decine di migliaia di uccelli. Sembra che abbiano trovato la loro Mecca. È il lago Ishkol. Potrebbe sembrare un paesaggio della Spagna, la Côte d'Ognana, per esempio, o l'umida Camargue in Francia. Nonostante Ishkol sia meno famoso, la sua vita naturale è altrettanto interessante. La presenza dello sciacallo in cerca di refrigerio ci segnala però in modo inconfondibile che ci troviamo in Africa. Questo lago, ultimo di questo tipo in Nord Africa, è la meta di migliaia di stormi di uccelli che vi giungono da molti paesi. Ma come per altri ambienti naturali, quest'area stupenda e importante ha di fronte a sé un futuro incerto. È stata dichiarata parco nazionale, ma le sue acque sono richieste dalla popolazione che ne ha un bisogno vitale. Un difficile dilemma per la Tunisia. Questa foto all'infrarosso ripresa dallo spazio mostra la vicinanza del lago all'Europa. In questo punto l'Africa si protende nel Mediterraneo e l'immensa oasi alle soglie del Sahara è diventata un punto d'incontro per gli uccelli di due continenti. Le caratteristiche delle sue acque cambiano drasticamente con le stagioni. Infatti Ishkol, oltre ad essere alimentato da sei fiumi che nascono sulle colline circostanti, è in comunicazione con il mare attraverso la laguna di Bizer. Durante l'estate il lago ha la stessa salinità del mare, ma dopo le prime piogge invernali la profondità aumenta, inondando le zone paludose intorno. L'acqua salata viene diluita. Man mano che il livello dell'acqua sale, l'eccesso si riversa nella laguna vicina e la salinità si avvicina sempre più alla condizione dulcacquicola. Quando in primavera cessano le piogge, il calore del sole fa aumentare l'evaporazione, il livello dell'acqua si abbassa e la salinità torna a crescere. Alla fine dell'estate, calda e secca, l'acqua è molto bassa ed è esclusivamente marina. All'avvicinarsi dell'inverno, il processo si ripete. Cade la pioggia, la salinità diminuisce e il lago torna ad essere di acqua dolce. In un paese arido, questa riserva di acqua è vitale per la popolazione. È inevitabile che ci siano programmi per costruire dighe sui fiumi. Due sono state già realizzate. Ma limitando il flusso di acqua piovana verso il lago, si potrebbe distruggere il delicato equilibrio di questo posto. Così è stato progettato di sistemare all'uscita del lago una paratia che dovrebbe trattenere l'eccesso di acqua invernale, e cioè dolce, e controllare l'entrata di acqua marina. La necessità di acqua dolce per la popolazione è tale però da richiedere ulteriori soluzioni per proteggere il lago. E la popolazione che deciderà il futuro di Ishkol deve sapere quanto è importante anche conservare questo patrimonio naturale. Siamo arrivati a Ishkol verso la fine di dicembre. Le piogge stagionali hanno già riempito il bacino e allagato le zone circostanti. È un ambiente invitante per i migratori che sfuggono l'inverno del nord, come l'oca selvatica.
Solo pochi giorni fa queste oche si nutrivano al confine tra l'Austria e l'Ungheria. Dopo aver fatto scorta di cibo, piene di energia, sono partite. Hanno evitato le Alpi, sorvolato Roma e poi il Mediterraneo. Senza alcuna sosta, in un volo diretto, hanno raggiunto questo lago. Negli ultimi anni si calcola che siano arrivate oltre 20.000 oche. Ischgl può ospitare ogni inverno quasi tutte le oche selvatiche dell'Europa centrale e nord-orientale. Il lago e le zone paludose intorno offrono un rifugio sicuro e abbondanza di cibo, una combinazione rara. Le oche si nutrono di piante come lo Scirpus, le cui gemme succulente e radici bulbose sono a portata di becco nelle acque basse. Gli antichi romani conoscevano questo lago, rifugio degli uccelli. Raggiungerlo era una piacevole corsa in biga da Cartagine. Qui cacciavano i legionari, come oggi fanno i bracconieri. A Ischgl troviamo, oltre l'oca selvatica, almeno altre 200 specie di uccelli. Alcune svernano qui, altre sono di passaggio. Arrivano dall'Europa centrale o dalla Russia artica, alcune addirittura dall'Asia orientale. Sono stati stimati 50.000 fischioni, 6.000 codoni, oltre a 30.000 moriglioni, 170.000 folaghe, 5.000 alzavole e un numero imprecisato di germani reali, marzaiole, mestoloni e altri, tutti in cerca di potamogeton o di organismi acquatici. È un patrimonio naturale talmente ricco da rendere necessario individuare una soluzione che soddisfi sia la sua salvaguardia che la necessità di acqua della popolazione. Mentre la palude intorno è abitata dalle anatre, il centro del lago è dominio di folaghe e moriglioni. Infatti, durante il giorno, questi uccelli si spostano nel centro del lago. Al tramonto, vanno a mangiare nel mare aperto. Se restassero qui, sarebbero facile preda dei gabbiani che individuano gli animali più deboli nello stormo. Acquartierato sui bordi del lago c'è anche il falco di palude, uno dei predatori di Ischgl.
È in cerca del debole, dell'inabile o del disattento e il suo improvviso planare mette in allarme le alzavole. Quando l'inverno cede il passo alla primavera, alla fine di marzo, Ishkol raggiunge la capacità massima. Quest'acqua dolce diventerà lentamente più salata, ma le fragmite, le canne, tollerano questa variazione e continueranno ad offrire rifugio ai falchi di palude anche nei prossimi mesi. Sono circa 55 le coppie che vi nidificano. Questa abbondanza di coppie di falchi di palude è indice della buona salute del Parco Nazionale. Molti altri uccelli si riproducono in quest'area. Purtroppo, alcuni di essi saranno cibo per i piccoli del falco. È il maschio che compie voli così spettacolari. Le giravolte servono a scoraggiare i rivali e ad attirare una femmina nel posto da lui scelto per il futuro nido. Una volta individuata, cerca di attirarla con del cibo. Spesso si tratta di una rana. Attirata dallo spettacolo del compagno, vola verso di lui per accettare il suo regalo. È compito del maschio iniziare a costruire il nido. Spezza le canne formando una rozza piattaforma sopra l'acqua, irraggiungibile per gli sciacalli, manguste e altri predatori africani di uova. L'accoppiamento avviene sulla spiaggia. Ecco la femmina che invita il maschio a seguirla fino al posto da lei scelto. Ora sia il maschio che la femmina contribuiscono alla costruzione del nido, ma è il maschio che compie la maggior parte della raccolta e del trasporto. La femmina sistema il materiale mentre il maschio vola a procurarne altro. Oltre ai falchi di palude vi sono altri uccelli che reclamano il possesso del territorio tra i canneti. Tra questi ve n'è uno molto mattiniero. Thank you.
Questa gallinella d'acqua tenta di insediarsi in una zona già occupata. Le canne per loro non rappresentano solo il rifugio, ma anche l'alimento. Poiché il loro numero nel Mediterraneo occidentale sta diminuendo, Ishkol è diventato importantissimo per la loro sopravvivenza. Per gli uccelli di passaggio, questo lago è una tappa obbligata sulla rotta che sorvola una distesa del tutto inospitale, il Sahara. Il deserto è a soli 400 chilometri a sud del lago, ondeggiante in un orizzonte incerto. Ma è primavera e dal miraggio lontano arrivano le rondini che nel loro viaggio verso nord sorvolano il lago Ishkol. Attraversano 2000 chilometri di deserto durante giornate roventi e notti gelide, mangiando dove possono, sostando dove devono. Si mettono in viaggio in base a ritmi interni che segnalano loro che è ora di spostarsi verso nord per la riproduzione. Le ginestre, con i loro colori, sembrano dargli il benvenuto a Ishkol. Le rondini solcano il cielo e planano per cibarsi degli insetti del lago, attirati dai colori dei fiori. Il blu e il giallo si fondono con il cobalto e il rosa. L'arancione, il giallo e il porpora ondeggiano nella festa floreale del lago Ishkol in primavera. Anche alcune farfalle vengono a svernare qui, come la Vanessa cardui. Presto torneranno in Europa con le rondini, ma questa farfalla del genere Danaus è stanziale e contribuisce con la bellezza delle sue ali allo splendore della Tunisia. È aprile, l'acqua del lago è ancora dolce. Con l'urgenza di completare la migrazione, le rondini compiono un'ultima incursione sulla superficie dell'acqua per catturare gli insetti. Hanno ancora molta strada da compiere. Dovranno attraversare un mare e parte di un altro continente. Completato il piano per il viaggio, eccole partire. Superato il promontorio della costa nordafricana, voleranno coraggiosamente sul Mediterraneo. L'agricoltura di questa zona non è di tipo intensivo. I metodi usati favoriscono addirittura la fauna selvatica, come le allodole che fanno il nido nei campi. I loro piccoli sono facile preda dei falchi.
Il falco maschio viene scorto dalla femmina mentre spenna con il becco la preda sulla sponda del lago. La raggiunge per passarle il cibo. E stranamente, i due non si dirigono verso il canneto, ma verso l'interno. Quest'anno il lago ha ricevuto una quantità eccezionale di acqua piovana e il loro primo nido è stato allagato. Quindi hanno nidificato in questo campo sulla sponda del lago, approfittando del tipo tradizionale di coltivazione. Appaiono i primi segni della prossima trasformazione. L'aumento dell'evaporazione abbassa il livello del lago di ora in ora. L'acqua è ancora sufficientemente dolce per le rane, per la felicità di coloro a cui piacciono le rane. Il gracidio si interrompe. È a causa di una cicogna che trasporta le rane catturate nel becco fino al suo nido sul tetto di una fattoria. A differenza del falco, i genitori cicogna fanno a turno per cacciare e sorvegliare i piccoli. Quando uno dei due ritorna, l'altro lo accoglie con un sonoro ed elegante benvenuto. Queste cicogne bianche sono arrivate dalle pianure a sud del Sahara. Siamo soltanto a maggio, eppure a Ishkol possono già riprodursi grazie all'abbondanza di cibo. I contadini tunisini le accolgono volentieri, perché divorano gli insetti nei campi e perché, secondo il Corano, la cicogna è un bravo uccello. Alcuni credono che vadano alla Mecca quando volano via oltre il Sahara. Mentre il livello del lago si abbassa costantemente sotto il sole caldo, cominciano ad apparire le lucide foglie del potamogeton, una pianta acquatica. Durante l'inverno ha fornito rifugio e semi a migliaia di folaghe e anatre. Appena l'acqua diventerà un po' più salata, vi si nasconderanno cefali e anguille. È uno dei luoghi più pescosi della Tunisia. Oltre agli aironi cenerini stanziali o di passaggio, anche la popolazione vive sul prodotto del lago. L'abbondanza di pesce rappresenta un argomento a favore della necessaria salvaguardia del delicato equilibrio naturale di questo lago. Con l'aumentare dell'evaporazione si verificano piccoli cambiamenti. Affiorano delle isole. Su di esse nidificano le sterne dalla fronte bianca o fraticelli in arrivo dal Mediterraneo. Anche loro si nutrono di pesci. I loro corpi argentei sono anche offerti dai maschi come doni di corteggiamento alle femmine, intente a costruire il nido.
Questo è il periodo critico nel ciclo annuale del lago. L'acqua salmastra è molto bassa. Ora, il livello dell'acqua nel lago si trova al di sotto di quello della laguna adiacente ed è il momento in cui l'acqua dolce non esce più dal lago, ma entra quella salata attraverso questo canale orientale. È qui che idrologi e ingegneri consigliano di costruire una chiusa. Questa permetterebbe di controllare l'uscita di acqua nella laguna e l'ingresso di acqua salata nel lago. Un passaggio consentirebbe ai pesci, come questi cefali, di migrare verso e dal lago per la riproduzione. Il controllo del deflusso delle acque dal lago è diventato essenziale ora che gli emissari come questo, il Segnan, stanno per essere chiusi da dighe. Se tutti i suoi fiumi verranno utilizzati per rifornire di acqua le città e i campi, molta meno acqua dolce raggiungerà d'inverno Ishkol. Le piene annuali non inonderebbero più i canali fra i cespugli di Tamerici e i gruccioni potrebbero non trovare sufficienti banchi erosi dalla corrente su cui nidificare. I gruccioni si nutrono di molti insetti che sono destinati a diminuire se si lascerà che Ishkol diventi un lago salato. I raggi del sole, al cui calore si crogiolano i gruccioni, scaldano l'aria creando delle correnti ascensionali che aumentano l'evaporazione nel lago. Comincia ad apparire una distesa di fango, eredità del lago che si sta riducendo. Ora, come a volte succede in natura quando paesaggio, tempo e vita trovano improvvisamente una nuova armonia, si crea un nuovo tipo di ambiente. L'acqua è ormai così poco profonda che il minimo soffio di vento sospinge l'acqua salata sul fango, creando un effetto di marea. Nel Mediterraneo sono poche le distese fangose soggette alla marea. Migliaia di uccelli di ripa migratori vengono attratti a Ishkol. La piana fangosa diventa una tavola imbandita proprio nel periodo in cui gli uccelli hanno bisogno di energie per la migrazione autunnale. Ora l'acqua salata fornisce un cocktail di frutti di mare, entrati come larve insieme al plankton con l'acqua della laguna. Le variazioni nella lunghezza delle zampe o nella forma del becco permettono ai diversi uccelli di ripa di raggiungere prede differenti, cosicché la piana fangosa ne nutre contemporaneamente diverse specie. Il piro piro piccolo è superato in profondità dal becco più lungo del piovanello. La pettegola e la pantana trovano a Ishkol ciò che il Mediterraneo non può offrire. Con la maggior parte delle paludi di acqua dolce del Nord Africa prosciugate, Ishkol è una vera oasi. È la sola zona umida naturale permanente in Tunisia. Per questo svolge un ruolo importantissimo nell'approvvigionamento lungo le rotte migratorie della tarda estate. I piccoli di questa avocetta sono nati in Italia, in Austria o in Ungheria. L'abbondanza di piccoli crostacei porta molte avocette a svernare qui.
L'uccello di ripa con le zampe più lunghe è il cavaliere d'Italia. Alcuni nidificano nel lago, alla foce dei fiumi. Questo giovane è nato sicuramente qui. Altri arrivano dall'Europa o dalle isole del Mediterraneo. L'estate avanza e l'acqua diventa più salata del mare. I piropiro piccoli e le avocette si muovono in una foresta di lunghe zampe rosa dei nuovi arrivati. Ogni anno in questo periodo i fenicotteri rosa giungono a Ischgl. Nel 1982 erano più di 5.000 a filtrare l'acqua salata in cerca di piccoli crostacei. La loro presenza conferisce il tipico aspetto dei laghi dell'Africa orientale. La maggior parte dei fenicotteri che giungono in Tunisia proviene dalla Camargue o dalla Spagna meridionale, sebbene ne sia stato individuato uno con una fascetta messa in Kazakistan, in Russia. Il rosa del loro piumaggio è ottenuto dai pigmenti contenuti negli organismi di cui si nutrono. A volte si fermano per tutto l'inverno, ma se la pioggia autunnale forma delle pozze salate vicino al deserto del Sahara, vi si trasferiscono. Donano a Ischgl una particolare macchia di colore, elegante finale di un'estate così affollata. I campi autunnali riarsi sono ravvivati dalla confusione creata dagli aironi guardabuoi a caccia di insetti. Anche i falchi di palude non disdegnano insetti come le cavallette e gli uccelli più piccoli come allodole, passeri e cardellini raccolgono i chicchi di grano sparsi o i semi di fiori secchi. Ogni sera si radunano gruppi rumorosi di storni. Hanno trascorso la giornata saccheggiando i campi. Vengono dall'Europa centrale per svernare. Uno storno ben nutrito è un buon pasto per il falco di palude, come per il lanario che plana dal Jebel roccioso che sovrasta il lago. Gli storni volteggiano allarmati, ma il lanario non si distrae. Li sorvola lentamente, dividendo lo stormo, e poi sale verso di loro. Neanche i falchi di palude rimangono a stomaco vuoto. Al crepuscolo tornano ai canneti. Durante la stagione riproduttiva sono territoriali, ma in autunno si riuniscono in gruppi formati da una dozzina di individui.
Solo quando i falchi dormono, un timido abitante dei canneti ha il coraggio di uscire. Più facile da sentire che da vedere, lo schivo porciglione sfrutta l'ultima luce del giorno per la caccia, prima che la notte nordafricana dia il via agli sciacalli. Forse, quando Didone era regina di Cartagine, all'alba risuonavano qui a Ishkol i corni da caccia e molti cinghiali cadevano sotto le lance principesche. Questo è un giovane. I cinghiali nascono in tane protette nella palude o sul Jebel Alberato, la montagna di Ishkol da cui venne prelevato il marmo per i palazzi di Cartagine. Lungo le rive incontriamo la timida e cauta lontra, che prospera in questa palude forse perché sempre in guardia dagli sciacalli. Ma in mattine come queste c'è un sapore diverso nell'aria. Il primo sole rimane nascosto dalle nuvole. Un'antica esperienza consiglia di andare verso il Jebel. I cinghiali seguono questo istinto. Anche una mangusta si unisce all'esodo dalla palude, mentre il cielo si prepara al temporale, l'inizio di una serie. Inizia la trasformazione del lago salato. I torrenti trasportano la terra dei campi, che arricchisce le loro acque, ma affretta il naturale accumulo di detriti nel lago. La vita delle terre umide non è infinita, anche se dura migliaia di anni. Un cambiamento troppo improvviso può portare alla catastrofe con la perdita di antiche ricchezze che non potranno essere mai più ricostruite. In un anno di piogge abbondanti, il lago Ishkol si allarga velocemente, mano a mano che l'acqua dolce giunge dalle montagne dell'Atlante attraverso i sei fiumi. Coprendo il fango riarso, l'acqua invade il terreno paludoso, arricchendolo per gli uccelli acquatici che presto migreranno e spingendo gli sciacalli sulle colline. Ma ora proviamo a pensare a come tutto questo potrebbe cambiare per sempre. Già due dei sei fiumi sono stati sbarrati da dighe che trattengono e deviano l'acqua verso un paese assetato, affamato e sempre più abitato. La costruzione di una terza diga è già cominciata e altre tre sono in progetto. Ma per conservare il lago, la sua fauna e i suoi pesci, si deve lasciar passare un po' d'acqua.
Chiudendo del tutto questo flusso di acqua dolce, il lago salato che ne risulterebbe perderebbe la capacità attuale di sostenere gli animali che vi vivono, una perdita per la Tunisia e per tutti noi. Il magnifico spettacolo della fauna di Ishkol, che ritorna una stagione dopo l'altra, ispira il desiderio di proteggere il lago. La Tunisia ha riconosciuto la sua importanza e si è impegnata con 3 accordi internazionali a conservarlo. Ishkol fa ora parte del World Heritage, il patrimonio mondiale, è una riserva di biosfera dell'UNESCO e terra umida della Fondazione Internazionale Ramsar. È l'unico posto al mondo ad essere tanto protetto. Ma bisogna realizzare subito il progetto già esistente per il controllo del delicato equilibrio fra acqua dolce e salata. Quando la Tunisia attuerà i suoi impegni, sarà per il perenne vantaggio della fauna e della popolazione, e agli occhi del mondo, Ishkol non sarà solo l'ultimo rifugio fra mare e sabbia, ma un simbolo di come questo pianeta può venire condiviso. Si comincia così.